Francesco, uno dei nostri studenti molto attivi sul gruppo segreto di Playlover, al quale puoi avere accesso solo ed esclusivamente se sei stato un nostro studente. Per la cronaca, il gruppo conta ad oggi più di 700 persone da tutta Italia, ha fatto una richiesta sulla nostra community di YouTube. Come capire se stai procedendo bene con una ragazza? Io, che mi sono preso la briga di soddisfare la richiesta, l'ho diviso tra chat e live, perché sono due contesti diversi. La parte dal vivo differisce da quella in chat per il fatto che puoi valutare anche la componente relativa alla comunicazione non verbale e non ti puoi assolutamente esimere dal prenderla in considerazione. Vediamo anche qui 5 parametri che ti possono permettere di capire se stai procedendo bene. 1. Domande della ragazza. Devi capire se le sue domande sono stimolate dall'interesse o dalla gentilezza. Nel primo caso, la ragazza ti farà domande mirate a capire di più chi sei e com'è la tua vita, ossia saranno quesiti volti ad ampliare la conoscenza. Nel secondo caso, invece, le domande saranno nella forma sintetica: e tu? Se ti trovi nel caso 1, significa che stai procedendo bene. 2. Attenzione. Quando sei con la ragazza, hai la sua totale attenzione? Oppure lei si fa distrarre in continuazione dalle notifiche e dai follower di Instagram? Ai tempi attuali, questo parametro di valutazione non è affatto banale. Se la ragazza rimane concentrata su di te, allora significa che stai procedendo bene. 3. Prossemica. Cos'è la prossemica? È la distanza fisica tra te e la ragazza. Se lei accetta di buon grado una distanza esigua tra di voi, beh, allora significa che si sente a suo agio e che stai procedendo bene. Viceversa, vuol dire che non si sente in totale confidenza se le stai troppo vicino. 4. Linguaggio del corpo. Quando parli con una ragazza, il linguaggio del corpo è aperto o chiuso? Se risulta essere aperto e diretto verso di te, allora significa che stai procedendo bene. 5. Decisioni. Durante la conversazione dal vivo, la ragazza potrà prendere o meno delle decisioni. Faccio un esempio molto frequente. Quando arriva la sua amica a portarla via, lei che decisione prende? Beh, se decide di rimanere da sola con te, significa che stai andando alla grande.